Muldura anticipa Lautaro. Certo, e Lautaro stava caricando Lautaro il tiro. E rimane infatti a terra Muldur, si era fatto male anche Lautaro, ma Lautaro si è già rialzato. Ora Furno chiama anche aiuto per i medici del Sassuolo. Solo una considerazione, il Sassuolo avrebbe i mezzi per poter andare anche a cercare il gol del raddoppio. Anche adesso. Il terzo questo, quarto. No. Non è che gioca contro nessuno. Assolutamente, però loro come atteggiamento in campo sono partiti benissimo, poi... Sì, il solito atteggiamento remissivo di quando no, passa il vantaggio. No, ma non è remissivo, vantaggio. Ragazzi, è l'Inter che il primo quarto d'ora è riconoscibile. Ma tu devi provare. L'Inter il primo quarto d'ora a San Siro ti mette sotto, sì, oggi per niente. Ma l'Atalanta è una squadra che quando in vena ne va avanti ad attaccare. Valerio, e loro, l'Inter ha fatto in casa hanno, 29 punti, a parte il derby che ha perso due pareggi, ma anche con la Juve il pareggio al 90esimo. Le altre partite entra in campo sempre testa bassa nella metà campo. Sì, comunque state oggi invece è irriconoscibile. Avete anche una partita in meno, state tranquilli. Ho capito, partita in meno, ma se le giochi così non guarda contano le partite più gufi più te la di gufi contro io ti ho avvisato ma io sono tranquillo non do fastidio a nessuno quest'anno per fortuna che ero gufo ero io inquadrato Scamacca che potrebbe essere Luca conservi ottimismo sì. No? Dopo 24 minuti di gioco allora io dico solamente questo purtroppo quando succedono quegli spauracchi in difesa mettono diciamo sull'attenti tutta quanta la squadra e non giocano più sereni rilassati tant'è vero che da dopo l'errore di Chiriches è successo quello che è successo l'Inter centralmente non arriva arriva solamente nei lati sta spingendo tantissimo sulle fasce perché è l'unico modo per entrare dentro perché il centrocampo vuoi le assenze o comunque i tre che sono in mezzo non stanno secondo il mio giudizio disputando una gara recupera palla l'Inter scusa Luca con Barella verticale per Lautaro e buona No! Che gol che si mangia Lautaro in diagonale. No, era fuori gioco, ragazzi. Fuori gioco, mi sembrava regolare. Era fuori gioco, ma se l'è magnato. Sì, cioè, ha sbagliato a calciare. A testimonianza che non è un periodo. Cioè, voi mi volete dire vediamo se c'era? Sì, sì, c'era. Che Dzeko centrale non c'è mai in area di rigore, parte sempre a laterale. Dzeko parte dietro e Lautaro fa il riferimento avanti. Arriva al centro dell'area. Di rigore non è mai dentro. I gol di testa, quando li ha fatti, mica li ha fatti dall'esterno. Allora, passaggio per Lautaro in profondità. Lautaro è leggermente oltre la linea di difesa del Sassuolo. Poi però arriva qua con consigli in uscita, mastica ciabatta, proprio il tiro, proprio. Ciabatta fuori. Non bene Lautaro. C'è da dire che nel Sassuolo diciamo sempre assenze Inter. Ma manca il capitano Ferrari in difesa. Inter in avanti. Ora con Çalhanoğlu servito da Perisic anticipato però da Chiriches che spazza. C'è ancora Perisic lì, Di Marco che alimenta l'azione dell'Inter. E la da Çalhanoğlu scambia proprio con Di Marco. Di Marco se ne va ma poi viene fermato Bravissimo. Dalla difesa del Sassuolo. Recupera Gagliardini, ancora Barella. Gagliardini, Çalhanoğlu non si accorge del pallone che Gagliardini aveva recuperato. Allora buon gioco il Sassuolo. Attenzione, vediamo se il pressing dell'Inter frutta qualcosa perché loro dietro possono sbagliare. Ma è bravo Maxim Lopez a lanciare Berardi. Lo pressa De Vrij, tunnel addirittura di Berardi che fa che palleggia il Sassuolo. Il Sassuolo ragazzi. Benissimo con Raspadori, ora il pressing di Gagliardini, ma torna indietro Raspadori, riparte il Sassuolo che è sempre pericoloso quando gioca. Mamma mia! Pezzo ora per Raspadori, si fa saltare Barella, avanza ancora Raspadori per Traoré. Ora però sono tutti in area di rigore, il cross, attenzione, solo il colpo di testa! Gol di Scamacca, ragazzi! Partita finita, questo vale il prezzo del biglietto! Ragazzi, questa azione vale il prezzo del biglietto, guarda! È incredibile! Meraviglioso! Questo è un gol meraviglioso! Intanto vediamo se c'è fuori gioco o meno! Ma dai, ma c'è un errore clamoroso da addormenta Cosa volevi fare? Allora di clamoroso di marcatura Vi faccio vedere il finale di gol Inter 0 Sassuolo 2 ma io vi invito ad andare a rivedere poi a casa l'azione perché parte dalla difesa ed è qualcosa da Barcellona dei tempi andati ragazzi hanno dormito alla grande ma certo ma il palleggio del Sassuolo dalla difesa ha è qualcosa una cosa spaventosa da applausi poi che ci siano errori Inter Barcellona guarda no fantastico ragazzi fantastico se vi siete persi qualche palleggio è qualcosa di assurdo è una il finale roba però da è questo Traoré il cross e Scamacca da solo di testa da palo, master degli goal. Allenatori questo Inter 0 Sassuolo 2 due minuti di break shock nerazzurro c'è ancora tempo risultato ma che sta stretto secondo gol d'antologia Scamacca mette il 2-0 Luca per favore Inter vicina all'1-2 con Skriniar Michele. Sì, calcio d'angolo per l'Inter lo batte Di Marco il colpo di testa di Skriniar molto bravo consiglia a respingere anche se diciamo non era proprio angolatissimo, però molto forte e ravvicinato il colpo di testa. Colpo di testa da qua, in diagonale, bravo consiglio a prendere la palla col
col palmo. Ma clamoroso che cosa? È solo in aria, colpisce di testa. Cos'è? Sì, no, clamoroso, è incredibile. Furio, dai. La difesa, cioè, adesso dell'Inter. Va bene che giochiamo contro Real Madrid, però questo è un errore clamoroso della difesa. Hanno fatto gol, sì o no? Ma sì, ma non è un gol clamoroso. È uno che salta di testa in aria e fa gol. Ragazzi, no, ragazzi, dovete rivedervi. Come se fosse il Real Madrid. Non è il colpo di testa. Scusa, Paolo, c'era lì Perisic col braccio alzato a chiamare il fuorigioco. Ma va incontro al pallone. Ma non è il colpo di testa. Io vi invito ad andare a rivedere l'azione che parte c'è della un cross difesa. Da tre quarti, questo salti ragazzi, come tre quarti, ci hanno fatto 25 passaggi arbitro. E gli hanno fatto fare il torello nell'area c'è loro, un cross nella tre, loro area, c'è un cross dalla tre quarti nella loro area, vi hanno fatto fare il torello, hai capito? Ma qua, non hai visto uno che ti fa fare il torello? Ma no, ma infatti, ma ragazzi, il Real Madrid contro l'Inter c'è di vario, l'Inter deve puntare alla salvezza e queste sono partite che devi fare. L'azione è strepitosa, ogni volta che calma una volta, una alla volta. L'azione, chiunque la riveda da capo, non può dire che non è strepitosa. L'azione ti hanno è fatto il Luca, l'hai vista bene arrivo. L'azione del gol del Sassuolo, non il finale col cross e sì. Il gol. Da allora, dove siete partiti? Io volevo ricordare ai nostri amici in studio che il signore Dionisi è veramente un maestro in queste cose, perché lui vuole sempre giocare alla palla e parte sempre dalla difesa per impostare il gioco. L'Inter non ci ha capito niente, sono arrivati in area che bella erano apertura, scusami Luca, nell'area dell'Inter non c'era neanche un terzino, non c'era neanche un centrale, c'era nessuno, non c'era, non riesce a sfondare l'Inter. No. Michele aveva fatto un bel lancio ora sulla sinistra, l'Inter al centro il cross, ma è stato respinto dalla difesa. Io continuo a dire che cioè, Scamacca libero in aria, cioè non esiste. Di Marco ancora per Perisic, il cross per Sanchez anticipato, non possiamo però fare i cross di testa a Sanchez, soprattutto dobbiamo giocare palla a terra, cercare di metterci più fisicità, fallo. Ora Skriniar ce la mette ma l'arbitro gli fischia il fallo. Scamacca ha colpito di testa da qua, no? Ok, sì, dentro chi c'è di solito sul centro-sinistra? Inter? O dovrei di Marco, diciamo, Marco? Da quella parte. No, di solito. Lì era scalato Bastoni. 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 Lì ecco c'era. Di solito qua c'è Bastoni, ragazzi. Sì. Le assenze pesano. Però poteva scalare Perisic, che però rimane, che dice no, è fuori ma gioco. Ma no, non ti sto dicendo che se non c'è Bastoni prendi sempre gol. Guarda, dico che con Bastoni è un'altra cosa. Traore se ne va, ancora superato Barella, che sta soffrendo molto in quella posizione. Non riesce nemmeno a... diciamo a poter mettere la sua energia, perché non può sbilanciare, non può abbandonare quella posizione per andare a fare le sue solite incursioni, perché lì deve ragionare un po' di più, ma non sta trovando la quadra, la squadra di solito gira intorno a Brozovic, che oggi purtroppo non c'è e si sta sentendo troppo. Ora c'è Gagliardini che prova ad allargare per Perisic che la mette giù, Muldur lo aspetta, allora Perisic scucchiaia verso Lautaro, sbaglia un po' a Jan, allora ci prova Çalhanoğlu di testa per Sanchez che sbaglia il controllo, ma c'è ancora Lautaro, arriva Gagliardini, il tiro, la parata grande. Ancora di Consigli, palla che arriva a Çalhanoğlu in area di rigore, attenzione Çalhanoğlu, il tiro respinto e qua Gagliardini fa un bel tiro, ma poteva fare un po' meglio, perché là mettila un po' dove il portiere non ci può arrivare. È arrivato di buona lena Gagliardini, la palla gli è arrivata incontro, ottimo per andare alla conclusione, la prende comunque bene la palla, non riesce però ad angolare troppo, Consigli para. E la seconda parata di Consigli dopo quella sul colpo di testa di Skriniar. Ora Inter che prova ad andare in avanti, anche se ripeto non con il solito ordine, il solito mordente. C'è De Vrij che torna ad Handanovic, incredibile. Siamo nella metà campo del Sassuolo, lui si gira e la dà ad Handanovic. Handanovic che abbiamo visto sul primo gol, clamoroso, la palla che gli passa sotto le gambe, centralissimo il tiro di Raspadori. Il secondo non marcano Scamacca. Inter svagata ed è incredibile perché il Milan ieri ha pareggiato, oggi... è una grande occasione che però va sfruttata in un altro modo. Sfruttata in un altro modo. Ora lancio lungo per Berardi. Di Marco prova a togliergli il pallone. Raddoppio a Barella. Bravissimo. Bravo. Berardi. Arriva De Vrij che però si rifugia in fallo laterale. Non riesce a tenerla. E quindi fallo laterale per il Sassuolo sulla tre quarti. De Vrij negli ultimi mesi un'involuzione assurda. Ecco il tiro. Ci stanno facendo bravo, rivedere di Gagliardini bravo. Che non era male. No, era un bel tiro, ragazzi. Sì, si distende bravo, sulla destra. Consigli con nulla di imparabile. Il guantone destro. Dicevo, Riccardo, De Vrij negli ultimi mesi involuzione tremenda. Sì, devo dire che forse sotto i suoi standard, sicuramente. Sotto i suoi standard. Non vorrei che molto dipendesse dal fatto che c'è questa questione rinnovo. Esatto. Che al 90%, a mio modo di vedere, lo saprà dall'Inter. Però ripeto, cioè, è una squadra questa qui che sicuramente, adesso non è per cercare scuse perché come al solito poi quando l'Inter gioca male è lo sfascio totale, però viene da un periodo molto molto duro e molto probabilmente anche a livello di testa stasera un po' l'hanno pagata. Sicuramente il primo gol, secondo me, ripeto, viziato da un fallo su Çalhanoğlu è stato ancora Çalhanoğlu che rischia.
dalla mezza papera di Handanovic. Quest'anno mezza? Lancia Darmian, è colpa sua, sì, se hanno preso gol. Cioè, Darmian prova a superare l'uomo, però fa buona guardia Kyriakopoulos. Quest'anno chiaramente il portiere è un problema, lo sapevamo già l'anno scorso. Çalhanoğlu all'indietro per Skriniar, rischia, ma Skriniar recupera e la dà De Vrij. Ragazzi, se tutti i difensori avessero la grinta di Skriniar non passerebbe nessuno, peccato che invece c'è solo lui. Ma con De Vrij, con in mano si va tanto, certo, no, no, lo so, ma l'Inter come difesa è fortissima, sono due anni che è la miglior difesa, 36-35, quest'anno aveva 20 gol, adesso due, ripeto, in una maniera che non, attenzione, si può più guardare. Di Marco, il cross è buono per Lautaro, anticipato, si fa anticipare ancora una volta da Ian, però si deve svegliare anche lui, un po' troppo timido Lautaro, Sanchez uguale, non si è visto. Li cercano anche troppo per via aerea, devono giocare palla a terra. Çalhanoğlu cerca di metterla a terra. Di Marco, Lautaro per Perisic. Non è più tollerabile. Però. Ancora Perisic, 38esimo, 0-2, dai, lo dai, ricordo. Dai. Perde palla l'Inter, break vai, del Traoré. Sassuolo, che quando riparte è sempre pericoloso, con Traoré che si fa tutto il campo, nessuno lo affronta, c'è solo Skriniar. Traoré si gira, allarga a destra per Berardi, siamo arrivati già in area di rigore. Berardi sul sinistro, chiudono in tre, il tiro di Berardi, traversa che salva Handanovic, mamma mia ragazzi, il gran tiro di Berardi, riparte subito però l'Inter, Sanchez per Lautaro, troppo lunga e Consigli va in fallo laterale, ancora una volta il Sassuolo che esce bene dalla propria tre quarti, palla che alla fine arriva a Berardi, ragazzi per favore, sembra chiuso perché c'è una selva di giocatori attorno a lui, invece riesce a trovare la conclusione, quasi incrocio, viene fuori quasi una palombella, Handanovic forse è leggermente lontano dalla porta, quindi viene superato, la traversa, lo salva, e salva, e salva l'Inter, Sassuolo a un passo dal 3-0, Luca. Pazzesco. Allora io dico che questi sono i classici gol di Berardi che spesso gli riesce a mettere nel buco. Allora, tra l'altro devo dire che l'Inter è riuscita a essere molto pericolosa, forse non sarete d'accordo, ma spesso per dei disimpegni sbagliati della nostra difesa, perché veramente io non ho visto il gran gioco di movimento in avanti, tranne che qualche traversone, però se non hai la torre che cosa fai, i cross? No, cioè, non c'è Zeko. Parte laterale Zeko, non è centrale, parte laterale. No, Zeko viene dietro a centrocampo, viene di Zeko. Vabbè, ma in mezzo all'area ci va. No, ma l'Inter non gioca con i cross. L'Inter non gioca mai con l'Inter i cross. Gioca palla a terra. Quindi non ha mai segnato di terra. Sì, ma su palla inattiva. Su palla inattiva. Non è già. Non dico più niente. L'Inter non gioca con lancio. Basta. Anche perché non ha più ormai giustificazioni. Ha fatto un gol in due mesi. Vabbè. Inter che recupera palla con Çalhanoğlu. Attenzione ancora a Barella. All'indietro per Di Marco. De Vrij. Siamo ormai già al 40esimo. Un Inter stordita in questo primo tempo. Però devo dire che è entrata già in campo stordita, poi il Sassuolo ha fatto il resto e ora Berardi ha sfiorato il 3-0 con una traversa. Proprio come dicevi tu Paolo, cioè il tiro non era forte, proprio per questo è sceso e se avesse preso lo specchio Handanovic non avrebbe potuto fare niente, non passo avanti. Handanovic superato, la palla quasi niente. All'incrocio, traversa, ma non lo devi far tirare, l'hanno accompagnato, lo stanno era in mezzo a tre, qua è stato anche bravo Berardi in mezzo a tre. Allora ancora Barella per Gagliardini, siamo sulla tre quarti sulla destra, ecco Barella va in avanti, quello che sa fare meglio, forse il secondo tempo bisogna trovare un'altra soluzione per far andare in avanti un po' di più Barella, però chi metti Çalhanoğlu, ancora Çalhanoğlu che ora si fa spingere, meno male, fischia stavolta l'arbitro, pericolo, punizione per l'Inter sulla tre quarti, scocca il 40esimo, entriamo nel 41esimo, la seguiamo, poi ci 0-2, fermiamo e torniamo per i finali di Raspadori all'ottavo, Scamacca al 26esimo. Loro sì, riposatissimi, erano squalificati nell'ultimo turno, sono tornati. Questa è la classifica, con l'Inter che non, evidentemente non approfitterebbe del passo falso del Milan. Ancora un tempo però, più 5 minuti a giocare per l'Inter e punizione dalla tre quarti e chiaramente sulla palla va Hakan Çalhanoğlu. Siamo qua, anzi no? No, molto più indietro. Siamo dietro, qua. Dietro, sulla tre quarti. C'è Di Marco e Çalhanoğlu, i soliti due che battono le punizioni. Vediamo se riescono a mettere un pallone buono in aria Çalhanoğlu, attenzione sul secondo palo Perisic, troppo alta, la prende male, quasi di stinco e poi un calcio di stizza sul tabellone pubblicitario, ma il tentativo era velleitario, vediamo, sì, la prende di piattone, non di stinco, ma la tira alle stelle. Due e Scheringa. Niente. L'Inter nel secondo tempo almeno, diciamo, ha dato qualcosa, tutto in modo confusionario, ha creato palle gol, si è esposto al contropiede, però il primo tempo è stato veramente un brutto Paolo, campanello d'allarme. Posso spezzare una lancia a favore di Michele? Avete una partita ancora da recuperare? Questa o quella di Bologna? Io non rispondo alle provocazioni, io dico che il problema di questo periodo non è tanto la partita persa,
ma la sterilità offensiva, ed è una cosa che ci portiamo dietro. Che è successo? Una cosa che ci portiamo dietro da parecchio tempo. Un fallo, qua l'ha preso il calcio, è vero, il fallo, l'arbitro ha fischiato e ha fatto con la mano così verso l'arbitro. Dai, adesso che batte la punizione, pronostico di se fine partita. Se esce la parola fuori posto, l'arbitro fiscale. Anche se sono sei mesi che andate avanti, perché non ho detto tifando, mai niente. Tu stai tifando. Il serbatoio è finito Valerio, adesso, chiuso. No, però Valerio, con Milan di ieri e l'Inter di oggi dovresti avere qualche rammarico, perché due pareggi consecutivi. Certo che ce l'ho. La Juve poteva riessere di nuovo nella mischia. Ma quando sono da quella parte, Michi, hai voglia che ne ho prese. Ma io non ho mai fatto le risate sguaiate durante le partite degli altri. Comunque vabbè, non mi interessa. Hai l'allenatore più pagato provare a vedere fino all'ultimo. Ora c'è una mezza rissa. Fabio Valesini, Skriniar, non ti far cacciare, non accettare provocazioni. Qua si stanno menando di brutto adesso. Attenzione a Vidal, che grande nervosismo. No, l'arbitro che ora mette l'auricolare, quando lo deve mettere non lo mette. Comunque punizione, tutti in aria di rigore, si è perso un minuto, facciamo il loro gioco. Barella che gli dice, vedi meglio, vedi in aria. Ma no, Barella, gioca! Che hai fatto ridere tutto il primo tempo! E protesta al 94esimo. Sanchez, palla in aria di rigore. Respingono, ancora Barella che tira. Male, ma la palla va da Ambrosio, che tira male anche lui. Lascia batta, altra occasione clamorosa. Ragazzi, qua possiamo giocare fino a domani. Luca, dai, su col morale, dai, che manca poco. Ancora Inter su. Con Di Marco Vidal, mancano un minuto e 15 secondi. Ormai si gioca per fare il golletto, che però non servirebbe a niente. No, è il gol della rimonta. Di Marco recupera rimonta, palla, vediamo se l'arbitro fischia. No, perché sembrava un tocco di braccio, l'arbitro lascia correre. Vidal in aria, colpo di testa e palla in gol. Gol dell'Inter. Un minuto, prendiamo sta palla, dai, un veloce. Un minuto alla fine, gol dell'Inter. Dai, protestate. Gol di De Vrij di testa. Mamma mia. Dai, prendiamola subito. Che protesta pure, Consigli, che tanto la vinci uguale. Perdono tempo. Protesta, no? Cosa protesti? Ma no! Inter, ole, 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 ole. Ha segnato un altro gol. Voglio vedere anche fino alla partita qua. Pensa qua il gol di Lautaro, come poteva essere. Incursione del nostro Simone Barbato. Chissà se ce ne sarà un'altra, dovrebbe succedere un miracolo. Dai, un minuto in più lo deve dare, perché c'è stato un minuto fermo sulla punizione, un minuto fermo sul gol, quindi diciamo che un minuto ci sta tutto in più. Quindi finirà al 95esimo. C'è il check. Adesso lo annulla anche. Check per Fournot. Che succede? Vediamo. Forse Dzeko era oltre, secondo me, però... Ah no, handball? Lo annulla? Mano, fallo di mano. Possibile fallo di mano. Ma di chi? In occasione del gol. Ah, l'inizio dell'azione, quello che dicevo io di Di Marco. Attenzione. Attenzione, perché vediamo questa la vanno a vedere, certamente. Un'ora prima. Fischietto in bocca. Calmi. VAR. Lo va a vedere. VAR. Simo, torna dentro. Però il microfono. Questa la va a vedere, quella su Çalhanoğlu no, però. Torna dentro, Simo. Simone, lo devi fare al contrario adesso. Con le parole al contrario. Quindi Olé diventa Elo. Ma è dubbio. Vediamo. Era quello che vi dicevo prima, è un po' dubbio. La prende forse col braccio. Proprio qua. È difficile capire. Sotto la spalla, siamo al limite proprio. Qua sembra mano, però. Da qua sembra più braccio. Io credo che con questa inquadratura Dumfries... Ma non metterci in mezzo quando non serve. Ma tanto non cambia niente, dai. Studio, ma abbiamo le formazioni di Udinese Lazio, quindi chiedo alla regia di mandarle in grafica. Beh, diciamo che l'Udinese è in quasi formazione tipo, no? Se si può dire. Sono curioso di vedere la Lazio senza Immobile. Esattamente, che tra l'altro lo sai che oggi è il suo compleanno, compie 32 anni. Gli hanno fatto gli auguri tutti. Speriamo che si rimetta in fretta, perché è vero che il nazionale non ha mai reso come nella Lazio, però abbiamo bisogno di lui per gli spareggi di fine marzo e sarà importante. Però... Scusami, Ricky, ma mi sembra che Cioffi non sia saldissimo, perché dopo che praticamente gli hanno tolto i tre punti, quelli accreditati per la partita non disputata contro la Salernitana, con la Salernitana penalizzata di un punto, adesso la situazione dell'Udinese si è fatto un pochino decisamente precaria. Fra poco tanto vedremo la classifica. Adesso c'è la Lazio, vediamo la Lazio. L'Udinese. Sì. Comunque è una partita questa qui che potrebbe far avvicinare la Lazio alla zona Champions, che è in un Fiorentino oggi ha fatto un bel favore a tutti battendo l'Atalanta.
che è una vittoria. Questa è la formazione praticamente tipo, manca, però manca tanta roba lì davanti. Sì, perché... ma di tre l'unico che segna mi sembra che sia Zaccagni. Sì, e tra l'altro e Anderson è un giocatore che se non è in serata gioca in 10. Pedro, quindi... Pedro aveva iniziato molto bene, era stato l'unico, pensa Barbara, cambio, passaggio diretto anche in scadenza di contratto dalla Roma alla Lazio da 35 anni a questa parte, perché mentre a Milano e a Torino più o meno ci abbiamo fatto la bocca, sì, lì era impossibile, e Pedro è stato lasciato libero, l'ha preso la Lazio e addirittura ha segnato un gol nel derby, sì, quindi nel una derby, tragedia pazzesca. Questa è la classifica. Una pecca di questa formazione è che prende veramente una caterva di gol. La Lazio è veramente una squadra che subisce tantissimo. Però, vediamo, come vedete, la classifica. 30, 30, 30 gol, 30 però gol, con la classifica, vedete che se la Lazio dovesse vincere a Udine. Vai a un punto dal quarto posto, perché vai praticamente a quindi 46. A un punto dalla Juve. Adesso non so, esatto, se il 43 c'è già il pareggio, c'è già il punto del pareggio. Mi sembra che ci sia già il pareggio. Valerio, sì, sì, secondo, allora, sì, c'è già il pareggio. Ah, 42, 43, sì. Quindi va a 45. Va a 2 punti dalla Juventus. Dalla Juventus che non vince da 2 turni e che soprattutto contro, nonostante quello che dica il tuo allenatore Allegri, sì, il punto contro il Toro non è assolutamente guadagnato, con tutto rispetto per il Toro, ma sono 2 punti persi, perché eri già reduce da un momento che non era brillantissimo, nonostante la Juve sia in serie positiva, sì, tu da 12 partite. Però tu lo sai che io con Allegri, quando sento quel tipo di conferenze, sfondi una porta aperta, perché comunque non sono assolutamente d'accordo sulle dichiarazioni, anche perché comunque dall'altra parte, oltre ai giornalisti, comunque anche i tifosi che ti ascoltano, certo, i tifosi stupidi, non sono stupidi, e comunque in ogni caso hanno bisogno della realtà, perché comunque la Juventus, se pareggia con il Torino, che può anche essere che arrivi un pareggio, ma in quel modo, perché comunque dopo l'arrivo di Vlahovic e Zagaria tutti eravamo convinti che qualcosa fosse cambiato. Gasatissimi, direi. Sì, perché comunque sembrava ci fosse un discorso almeno di impegno, perché comunque i problemi non è che li annulli, certo, se arrivano 2 calciatori, però sembrava che almeno nella testa dei giocatori fosse scattato qualcosa. Siamo tornati purtroppo su quell'andazzo di prima, ma come avevamo detto fin dall'inizio del campionato, i problemi ci sono, vanno trattati, sviluppati e risolti, e ci vuole tempo, di certo non una sosta come è successo, esatto, quest'anno. Succede in 2 partite comunque, esatto, il cambiamento, bisogna comunque aspettare. Massimo, hai seguito con noi la conferenza stampa di Inzaghi, cosa ne pensi di questa Io rispondo con un nome e un cognome. Gol dell'Udinese, Antonio... tra l'altro, gol dell'Udinese, scusa Max. Antonio Conte. Delofeu. Antonio Conte all'Inter oggi avrebbe 10 punti di vantaggio sulla seconda. Antonio Conte alla Juve oggi lotterebbe per lo scudetto. Sono d'accordo. Sì. Rispondo solo con questo. Delofeu ha segnato per l'Udinese 1-0 dopo 4 minuti. E ti giro anche questa provocazione. Io sono convinto di questo. Milan, Inter e Juve. Levo il Napoli perché forse lo conosco anche meno e ho un grandissimo rispetto poi per Luciano. Ma se metti Milan, Inter e Juve a giocare alla Premier, secondo me non arrivano nelle prime 4, arrivano dal 5° posto in giù, 100%. Sono d'accordo. Sei d'accordo, Valerio? Se facessero il campionato in Premier, detto, scusami Pavetti, vai. Detto, io ho le parole di Kulusevski, che è arrivato al Tottenham e ad Antonio Conte gli ha detto: mister, mi deve dare tempo 10 o 15 giorni, perché io non sono allenato, è da 2 anni che io non mi alleno, non facciamo allenamenti, abbiamo un'intensità pari allo 0, quando entravo anche a partita iniziata con la Juve avevo le gambe vuote, sentivo le gambe vuote, quindi vuol dire che gli allenamenti, apro e chiudo parentesi, che portano anche ad infortuni muscolari, perché se tu non alleni il muscolo a una certa intensità il muscolo si rompe, certo, e questo è questo, perché non ci sono solo gli infortunati adesso, Danilo è stato fuori 2 mesi alla Juve, e tutti quegli infortuni muscolari è perché non ci sono allenamenti che riproducono la partita neanche per 10, 20, 25 minuti. Guarda caso Kulusevski in una settimana di allenamenti, di prima settimana di allenamenti col Tottenham faceva 25 km a settimana, oggi ne fa 40, e guarda caso
ieri contro il Manchester City è stato uno dei migliori. Come può uno che non faceva la differenza, ma neanche faceva, timbrava al 6 alla Juve, va a giocare in una squadra che non è neanche quarta, perché il Tottenham secondo me è sesto, settimo, quinto, non so dov'è, ok, in una squadra piena di difficoltà, e contro la squadra più forte d'Europa fa una partita, non so se l'avete vista, ma sì, Kulusevski sì. E Betancourt sono stati migliori. Gol e assist di Kulusevski. Mi dovete spiegare come mai andavano a 100 all'ora ieri contro il Manchester City e quando stavano alla Juve andavano a 0 all'ora. Mi dovete spiegare. E con Pirlo e con Allegri. Sì, 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 è vero. Valerio? Allora, d'accordissimo, d'accordissimo. Tra l'altro, quando è tornato il mister Allegri, dopo Pirlo, che lo ricordiamo tutti la stagione che ha passato, più che altro eravamo contenti noi juventini che tornasse almeno una persona con esperienza, perché comunque Pirlo non aveva nulla, era stato messo lì così e difatti tutte le pecche si sono viste. Però analizzando effettivamente tutto quello che stiamo vedendo quest'anno, possiamo anche trovare il risultato che gli anni passati Allegri ce l'aveva una squadra. Ora è in una situazione pari alle altre, e qui si vedono tutti i difetti anche dell'allenatore. Certamente. Sai cosa ti dice? Sai cosa ti dice Paratici oggi? Sai cosa ti dice? Cosa? Ti credo. Io in tutti gli anni di Allegri ho avuto Tevez di punta, esatto. Higuain di punta e Ronaldo di punta. Abbiamo speso quasi 250 milioni per mettergli a disposizione tre super attaccanti. Forse avrebbe vinto anche Barbara se si in panchina. Perché no? No, ma poi sono d'accordo anche con lui quando nomina Conte, perché Conte è l'allenatore che dalle macerie ti tira su una squadra da zero. E lo stesso lavoro l'ha fatto la Juve, lo ha fatto all'Inter ed è bravo proprio in questo. A rimettere in piedi una squadra. Io sono grande fan di Conte, personalmente è uno dei più grandi allenatori e tutto quello che dite io sono completamente d'accordo. Il problema d'accordo. Di Conte è la durata del suo impegno, perché dopo un po' insomma diventa purtroppo per i giocatori insopportabile sotto tutti i punti di vista, ma del resto sicuramente vince, ma convince, ma non può resistere proprio, anche perché ha una disciplina non solo in campo ma anche extracampo. È uno che c'è la leggenda. Beh, ma lui ha ragione a pretendere tanto dai giocatori. Che avesse chiesto se non il licenziamento, insomma, comunque addirittura delle sanzioni nei confronti di alcuni giardinieri della Pinetina che non tenevano bene la manutenzione dei campi di allenamento. Addirittura. Si dice. Certo. Vabbè, è un opiniolo. Io l'ho sempre ammirato, Massimo lo sa, ero uno dei pochi che difendeva Antonio Conte quando era sulla panchina dell'Inter. Ecco, non gli perdono forse il fatto, ma sportivamente parlando, che se avesse stretto i denti un attimino, Massimo l'ha detto prima, molto ovviamente quest'anno sarebbe stato quasi sicuramente l'anno della seconda stella. Ma gli è smontato la squadra. Beh, ma non c'entra. Comunque sì, Sì, Massimo. Ci sono tre allenatori che si occupano anche della parte atletica. Uno è Guardiola, uno è Klopp e uno è Antonio Conte. Mi fa piacere che tutto lo studio è d'accordo con me, ma se andate a vedere la conferenza stampa pre-gara Manchester City-Tottenham, vi andate a risentire le parole di Guardiola, sentite cosa dice di Antonio Conte. Io non credo che abbia bisogno di sviolinare Guardiola, giusto? Riandate a sentire le parole che Guardiola dice di Antonio Conte prima di City Tottenham. Ve le andate a rileggere, se non le avete viste, non le avete sentite, ve le andate a rileggere. Quindi vuol dire che non sono l'unico pirla qua, che dai tempi in cui era a Bari, perché io lo ricordo ancora fuori dalla sede della Juve, che ha implorato Alessandro Moggi affinché gli dessero la prima squadra e non gli allievi, la primavera e non gli allievi. Purtroppo all'epoca in primavera c'era Gasperini e quindi all'epoca la dirigenza non se la sentì di mandare via Gasperini e di metterli Antonio. Però io ricordo ancora
le parole di Antonio Conte, che disse: io diventerò il numero uno, allenatore numero uno, devi andare su e diglielo a, a Luciano Moggi, mi disse all'epoca, e me lo ricordo ancora. Lui adesso. Lo sapeva già. Era a proposito, e non mi ricordo che anno adesso, 2001, 2002, 2003. A proposito di retroscena, Barbara, sì. Conte è stato vicinissimo al Milan nell'anno in cui arrivò poi Inzaghi, Filippo. Vero, nel dopo Allegri, dopo Seedorf. La Juventus ha fatto di tutto, Conte è andato via sbattendo la, la famosa porta, ormai è quasi dopo due o tre giorni del ritiro. Sì. La Juventus ha fatto di tutto per impedire al Milan di ingaggiarlo, infatti era già pronto Inzaghi dalla primavera, Filippo sempre, altrimenti sarebbe cambiata la storia del Milan e la storia anche del campionato italiano, perché quello era ancora un Milan abbastanza solido, era stato già smantellato, ma Conte avrebbe sicuramente costruito una squadra estremamente competitiva. Poi può piacere, non può piacere, simpatico, antipatico, però è un vincente, bada al sodo, ha dei modi magari un pochino bruschi, ma sai, io preferisco uno diretto, vincente, che non uno che, ma, che fa il finto diplomatico più, e non dice visto, volevo fare una domanda a Massimo, visto che conosce molto bene Antonio Conte. Lui parte benissimo, no? Nelle squadre, abbiamo detto il lavoro che fa, ricostruisce una squadra da zero, ottiene grandissimi risultati. Poi secondo te perché non continua negli anni il rapporto con queste società? Perché non si prolunga ed è costretto a interromperlo sempre? Ma io credo che ci sia una questione anche caratteriale. Io non, figurati se io non gli ho chiesto, per esempio, e qui mi riferisco a quello che ha detto prima Riccardo, come mai è andato via. Io sono andato a trovarlo 3 o 4 giorni a Londra, tra l'altro la moglie Betta, che se mi vede la saluto perché poi lei spesso ci guarda, assomiglia molto a Barbara. Veramente? Assomiglianza, sì, veramente, assomiglia molto a te. Mi fa molto piacere, se ci sarà piacere, cioè, comunque scusami, l'occasione Massimo, per conoscerla. No, e dicevo che a Londra, per esempio, siamo stati a cena più di una volta insieme e insomma mi ha spiegato un po' di cose, è logico che io non posso venire qui a raccontarle in televisione, però mi ha spiegato dei particolari, dei dettagli che non oso pensare che mi abbia detto delle cose che non sono vere. Quindi io sono sicuro che se lui ha preso quella decisione l'ha presa proprio perché c'era una situazione che a lui non piaceva più. Ma secondo te non è così come è stato quando è andato via dalla Juve? Ma secondo te non è quando è andato via dalla Juve? Sì. No, ti volevo chiedere. Ci eravamo visti a Torino e lui mi aveva dato delle spiegazioni. È logico che lui è un perfezionista, come dicevi giustamente tu, è un perfezionista, un pignolo, e quando le cose vede ha un grande difetto, secondo me, ma io glielo dico sempre, che lui si vuole mettere a fare anche, tra virgolette, la società. Lui si mette a fare la società, il presidente, l'allenatore, è tutto. Quindi vuole fare tutto. Antonio Conte. Ma attenzione, lo vuole fare per il bene. Ma lo so, ma lo so, certo. A raggiungere risultati. Quindi lì ci dovrebbero essere vicino dei dirigenti e dei proprietari che cercano di capire il suo entusiasmo, perché poi quello è entusiasmo, certo. Non è una... Comunque, guarda, che lui ha una capacità di creare alla squadra anche quando non ce ne sono, e questa è la sua forza, eh? Lui crea nervosismo apposta nella squadra. Io così per mettere un po' di pepe. Sono andato a vedere gli allenamenti del Chelsea, ci sono due, Diego Costa e un altro giocatore che non mi ricordo, si sono presi a cazzotti durante l'allenamento, li ha dovuti mandare tutti dentro. C'è sempre questa tensione che lui crea all'interno del gruppo per far sì che ci sia sempre un'alta prestazione a livelli alti. Massimo, va bene, visto scusatemi, che... vi devo interrompere, riprendiamo subito dopo la pubblicità. Studio Riccardo, c'è stato un aggiornamento sulla partita Udinese-Lazio, sì, che è successo? Dopo il gol di Deulofeu, che è stato poi analizzato anche al VAR, ma l'azione era regolare, Makengo si è mangiato veramente il raddoppio in maniera incredibile, perché solo davanti alla porta, a un metro, praticamente dentro l'area piccola, ha calciato alto. Una Lazio che sinceramente è palesemente in difficoltà, cioè non riesce a,
a costruire giochi, ogni volta che l'Udinese supera la metà campo crea dei pericoli, quindi male Sarri, male la Lazio fino a questo momento. Fammi fare un piccolo amarcord rossonero. De Lofeu, autore del primo gol e autore anche dell'assist per Makengo, mai rimpianto in casa Milan, anche se aveva fatto abbastanza bene. Pensava di e essere ti ricordi quanto lo volevano al Milan, De Lofeu? No, non è lo che volevano abbastanza. Io mi ricordo quel calciomercato. Solo che lui pensava di essere la reincarnazione di Messi. Messi addirittura. Posso addirittura garantire che il suo atteggiamento anche nello spogliatoio di Milanello era: ma io qui cosa ci faccio? Per dire. E adesso che è l'Udinese, che cosa dice? Infatti, come vedi, ha avuto. Con tutto rispetto per l'Udinese, ovviamente. Certo, certo. Però diciamo poteva, però lui era uno che pensava veramente di uno dei tanti che voleva, pretendeva, si illudeva di essere l'erede di Messi, ma così non è stato. Guarda Barbara, ti do con il supporto dell'amico Massimo Brambati una cosa che ti che completa. Massimo, mi permetto di inserirmi a latere dell'intimità di Conte. Tu sai come ha chiamato la figlia Conte? Come? Massimo, confermalo, Vittoria, o no? Sì, è vero. Vittoria, ecco. Cioè, come l'ha chiamata, vedi, solo Vittoria, qualcuno... da lì si capisce tutto. No, per carità, è un bellissimo nome, però non insomma... Caso, secondo te è dato secondo me, caso. No, Massimo, conoscendolo guarda come non ride è un Massimo, caso è d'accordissimo. Che abbia chiamato la figlia Vittoria. Ragazzina, tra le altre cose, simpaticissima, intelligentissima e sensibilissima. Però non sembra neanche la figlia di Antonio. Però già anche il fatto che l'abbia chiamato però, Vittoria. Però voglio dire una cosa, io l'ho conosciuto Antonio Conte e mi è sembrata comunque al di là del campo, al di là dello spogliatoio, una persona molto simpatica, molto gentile. Simpaticissimo. Comunque, esatto. Simpaticissimo. Simpaticissimo, divertentissimo. Io ti dico che tutte le volte che usciamo a cena, adesso purtroppo lui è lontano, perché siamo lontani, ma tutte le volte che ci vediamo usciamo a cena ci facciamo sempre delle grandi risate, perché poi è vero che lui parla solo di calcio, però è anche vero che io, tirando fuori poi gli aneddoti del calcio che abbiamo vissuto nei nostri tempi, c'è sempre da ridere. Immagino, Riccardo. No, piove un po' sul bagnato per la Lazio, perché già priva di Immobile, già sotto di 1-0, perde Pedro, che è uscito per un problema, credo la caviglia, perché è uscito addirittura con lo scarpino in mano. Ah. E quindi Pedro fuori per infortunio, 23 minuti, 2 secondi, entra Cabrale al posto di Pedro, ma livello non sembra di infortunio, una cosa semplice. Secondo, ecco, quello è una che è cosa un po' Pedro. Un po' più grave del Io, previsto. Se posso sì. invece fare i complimenti, adesso sì. non sto scherzando, perché prima eravamo durante la partita dell'Inter. Mi stavate, no, mi stavate uccidendo in diretta, no, ditemi la verità. Michele Borrelli e Riccardo Fusato che giustamente stavano soffrendo, però la telecronaca di Michele è stata stupenda, perché comunque è stata appassionata, e Riccardo soffriva. Poi era difficile non insultarci e prenderci ammazzate. Insultarci, però loro ce l'hanno non fatta. Adesso non esagerare. E gli faccio i complimenti. Lo sfottò nel calcio. Diciamo che per fortuna non siamo tanto abituati in questi due anni a ricevere tanti sfottò. E forse per questo, capito? Però, che uno se la ripeto, prende di più perché non è abituato. Quindi prendiamola, lecchiamoci le ferite no, stasera. Però sai, il problema è che se la partita fosse stata affrontata, le parole di Inzaghi, mi permetto di fare un passo indietro, certo, sono state molto dure, Riccardo, perché certo ha parlato di approccio sbagliato, di rabbia, di cazziatone nell'intervallo, quindi evidentemente avevamo visto bene nel vedere certo, l'Inter certo completamente irriconoscibile. L'approccio ha sballato, no, ma completamente. Poi non l'approccio, non solo l'approccio, 47 minuti, ricordo sì, il 2 minuti di recupero, completamente inservibili, inaccettabili, irricevibili per quello che dovrebbe essere ancora la squadra virtualmente prima in classifica. Quindi è davvero in una fase di cedimento? No, nel secondo tempo calante, è successo, diciamo è cambiato tutto, la sfortuna è stata fondamentale, il Sassuolo non ha assolutamente demeritato, perché è vero che l'Inter ha sbagliato dei gol incredibili, ma è altrettanto 30 vero. 30 tiri in porta 9, come successe con Milan-Sassuolo? Leggevo prima questa statistica, per sì, la prima volta nella storia il Sassuolo espugna Milano sia con Milan che con Inter, e anche lì 27 tiri in porta 9 e vinse Sassuolo la partita. Però nel secondo tempo io ho visto anche il Sassuolo tirare
parecchio in porta. L'Inter meritava sicuramente di segnare. Ma loro, io mi ricordo. Però, comunque anche Sassuolo ha fatto una bella partita. Sì. Guarda, ti dico solo a viso aperto. Che pensa che nel primo tempo, dopo già sul 2-0, a un certo punto il Sassuolo ha fatto il torello, sai come quello che fanno a centrocampo, gliel'ha fatto nell'area di rigore del Sassuolo. Ah. Cioè li ha fatti pirlare, come dicono a Milano, in un certo modo giravano a vuoto, vedevi le orbite degli occhi che giravano a vuoto. Vedi che cosa ha detto? Io mi sono calmato nel dopo partita, lui vedo lui continua. Sicuramente questa sarà una fase del campionato dove giocare contro queste squadre ti può mettere in difficoltà, perché il Sassuolo è sostanzialmente salvo, non deve più chiedere niente alla classifica, più andando avanti con le giornate ci saranno squadre che si salveranno e quindi giocando libere di testa possono fare, ci sono dei pro e dei contro, cioè ti vengono a fare la partita e quindi tu hai degli spazi, però se li trovi in formazione, cioè se trovi la formazione sbagliata e trovi il Sassuolo in forma è una squadra che ti fa male. Inzaghi l'ha detto, era la partita peggiore per il tipo di gioco dopo la carica nervosa del Liverpool. Se c'era Conte non lo so, come diceva prima Massimo, perché anche l'anno scorso con Conte ogni tanto si inciampava su queste cose. Però devo dire che, vabbè, lecchiamoci le ferite. E adesso abbiamo un calendario che sulla carta. Scusa però Riccardo, sì. Inciampare all'inizio è una cosa, inciampare da febbraio in avanti cominciano a diventare pesanti gli inciampi. Allora adesso è il momento in cui il campionato si stringe a imbuto, e io ti dico, l'ho detto anche adesso, non mi ricordo, forse in radio, io ho detto attenzione, perché le squadre che nella prima fase del campionato erano squadre che sembravano in disarmo, vedi la Salernitana, vedi il Genoa, vedi quelle squadre che sulla carta tu guardi e dici ah, qui faccio 3 punti. Oggi non è più così, se fai 3 punti te li devi sudare. Certo, il Sassuolo, certo. È vero. Tu mi dici è già salvo, il Sassuolo guarda che punta ad andare in Europa, eh. No, sì, il Sassuolo certo, ha un obiettivo. No, quindi, però appunto l'obiettivo del Sassuolo è entrare anche solo nella Conference. Quindi quasi tutte le squadre hanno un obiettivo. Oggi l'Udinese per esempio ha l'obiettivo di staccarsi da quelle che ci sono dietro. E quindi io credo oggi affrontare quelle squadre che nella prima frazione del campionato erano squadre che battevi facilmente o comunque non rappresentavano un grande ostacolo, oggi peraltro anche con la stanchezza che proviene da tutti gli elementi che hai in nazionale, da tutte le partite che stai facendo e che si stanno accavallando, la Coppa Italia, le coppe europee, le nazionali eccetera eccetera, queste squadre cominciano a diventare delle squadre pericolose. Io non sto dicendo che non le batti o che ci vinci, però pericolose. La stessa Massimo, Atalanta guardiamo, oggi infatti, ha perso a Firenze. Attenzione. Stiamo guardando infatti il calendario adesso in grafica delle prossime partite per l'Inter. Guardiamo, analizziamole. Ma sai, adesso è terribile. Lasciando perdere il Milan, perché è Coppa Italia, le prossime due partite secondo me sono importanti, perché... Il giorno di Inter Salernitana, sì. Cioè Napoli-Milan, okay. Quindi insomma sono 3 partite le prossime, poi finalmente dopo il Liverpool, che la partita lì ormai segnata, vedo con piacere che c'è 13 marzo 20 marzo, vuol dire che si allenta un pochettino il numero di partite, quindi però è fondamentale secondo me passare, cioè bisogna sfruttare le prossime due partite, che Massimo dice non sarà facile, però una squadra che vuole vincere il campionato a Genova con la Serenità deve fare questo sicuro. Ce la deve fare. Però questo mi sembra un campionato del Ciapanò, c'hai ragione attenzione, Massimo. Attenzione al Napoli. Hai ragione, hai perfettamente. Bisogna vedere cosa fa domani sera, perché se non approfitta del doppio passo falso dell'Inter e del Milan, perché se il Napoli certo. Vince a Cagliari, in questo momento non è facilissimo, come poteva essere un po' di tempo fa, raggiunge il Milan e lì comunque è un bel salto in avanti. Quindi ascoltiamo la partita di domani sera per finire questo tempo. Weekend assurdo vai dal di partita. Terzo al primo posto. Il negativo anche è la sorpresa Atalanta, perché comunque veniva da delle stagioni dove si era riconfermata. Quest'anno sembrerebbe... È rimasta senza attaccanti l'Atalanta. Sì, infatti adesso l'Atalanta ha fatto anche silenzio stampa, tra l'altro, è proprio arrabbiatissima. Anche se comunque si trova sempre in alta posizione, però certo. Non è più quella splendida realtà. Noi abbiamo la pubblicità, continuiamo a parlarne tra pochissimo.
Per quanto riguarda i bocciati, non posso non bocciare Handanovic, a cui gli ovviamente do 4, e boccerei sicuramente Lautaro con un altro 4 e Sanchez, perché Sanchez è un giocatore che tutti 4 questi, perché Sanchez è un giocatore che quando non gioca tramite i social eccetera chiede sempre spazio. Stasera non ne ha beccata una, e quindi secondo me questi dovrei bocciarne tanti altri. Potrei bocciare sicuramente De Vrij, potrei bocciare Di Marco, potrei bocciare Çalhanoğlu, però questi qui mi sembrano quelli peggio. Però scusami Riccardo, analizzando i tuoi down, che sono d'accordo con questo, però non credi che il problema dell'Inter sia stato soprattutto a centrocampo? Sì, però guarda, ti dico la verità, mi è venuto in mente di bocciare anche Dzeko, ma perché, è vero, il centrocampo sì, però nell'arco dei 90 minuti Lautaro e Dzeko sono quelli che hanno avuto le palle più pulite per cercare di portare in partita l'Inter. Ok, quindi però e poi Sanchez, che da trequartista ha sbagliato veramente tutto, quindi non metto Dzeko, perché comunque Dzeko ha cercato di cambiare un po' la partita e si è anche un po' snaturato. Sì, però questo è poi alla fine di bocciare tutta l'Inter. Però ne abbiamo parlato in maniera anche abbastanza ruvida durante la partita, del resto una partita tirata e con annessi e connessi. Ammetterai che sostituire Brozovic era impossibile al 100% nella sua completezza, ma fra Barella e Çalhanoğlu si avvicina più Çalhanoğlu a quello che potrebbe essere un surrogato, un clone di Brozovic, che non Barella, che fra parentesi al rientro dopo la squalifica contro il Liverpool si è trovato a disagio in una situazione che sì, non era sua. Sì, ci può stare, però tieni anche presente che il tipo di partita che si è sviluppata, cioè dire che l'Inter ha subito in questo modo per la posizione magari sbagliata di Barella, secondo me è riduttivo rispetto a quello che non hanno fatto gli altri. Perché sì, anche, però anche, non c'era un'idea, anche, si è visto, sì, tu sì, hai sì, visto, lo so, però, soprattutto sai, in quello che era il possesso palla, perché il Sassuolo, non so se hai visto la partita, Barbara, no, aveva un palleggio, fare... un sì, palleggio però, allora, da globetrotter. Scusami Furio, però Riccardo ha detto che Vidal non era il tipo di partita corretto. Però uno che spacca il gioco, che rompe gli avversari, lui lo fa questo tipo di lavoro. Sì, probabilmente dopo i 90 minuti di mercoledì ne aveva poca, insomma. Ma che poi, oddio, sai, ci sta tutto, perché poi è chiaro, facile parlare a fine partite, dopo, perché certo. Gli altri cambi, per esempio, in passato anche Gagliardini messo scusami, in campo. Entro ancora a gamba tesa, ma del resto è inevitabile, ma sempre col senno di poi, si poteva tenere Sensi pensando a una possibile. Però... Sensi nella Sampdoria sta sì, facendo però il suo. Era un giocatore vuol dire che... due cose, perdonami, A che è guarito perfettamente, che poi evidentemente probabilmente. Ma sul fatto di guarire, Furio, guarda, magari Massimo che ha giocato a calcio no, potrebbe essermi d'aiuto. Sono quei giocatori che magari si infortunano perché giocano troppo poco. Perché tu l'avresti tenuto, Massimo Sensi? Col senno di poi, almeno? No. No. Per le risultanze che ho di questo giocatore, è un giocatore tirato all'Inter. Non è un giocatore che può alla fine essere completamente utile alla causa. Ma io non sto a spiegare i dettagli perché mi sembra ingeneroso verso un atleta e verso un professionista. Però ho delle risultanze completamente negative per l'Inter. Poi sicuramente in altre situazioni, in altre squadre potrà fare sicuramente bene, ma per giocare all'Inter devi essere a livello da Inter. Secondo me Sensi non è a livello di non Inter. È a livello di Inter. Tra le altre cose, scusami Riccardo, ma oggi io non lo so perché gli up and down non li ho visti, non ho visto quello che avete detto prima, se avete detto qualcosa prima. Sì, però sì. Io credo che a oggi un po' di down a Inzaghi glielo metterei, perché, e non solo per la partita di oggi, perché ti dico questo, è possibile che l'Inter arriva da una serie di grandissime prestazioni, partite eccetera, però come gli manca mezzo giocatore e invece alle altre squadre gliene sono mancati anche 6 o 7, ma come gliene manca mezzo, difficoltà, gli manca Bastoni va in difficoltà, gli manca Barella va in difficoltà, gli manca Brozovic va in difficoltà e gliene manca forse a volte solo uno. Mi sembra che quando non c'è proprio tutta
formazione titolare al completo, vedi anche la partita di Empoli, attenzione, vedi anche la partita di Coppa Italia con l'Empoli, io non guardo solo le partite, il risultato finale, e vedi anche certe situazioni che Inzaghi fa verificare a partita in corso, che mi sembrano, insomma, guarda caso, quando ci sono le sostituzioni che fa Inzaghi, se la partita è ancora in equilibrio, l'Inter poi perde, non lo so, o perde o pareggia, eccetera eccetera. Mi sembra che Inzaghi in questo momento non sia un valore aggiunto. Tutti hanno parlato benissimo, detto qua, però io ribadisco, con un altro allenatore, io ho detto Antonio Conte perché lo stimo e ci credo a quello che dico, però con un altro allenatore in panchina oggi l'Inter avrebbe 10 punti in più, perché per me squadra forte mentalizzata. Massimo, però c'è anche da dire, Massimo, che mi sembra 10 punti. Ci sono squadre come il Milan e la Juve che hanno giocato, e l'Atalanta e il Napoli, che hanno giocato senza 3, 4, 5, 6 giocatori che solitamente giocano titolari, ragazzi. Ma la bravura di Inzaghi, scusa, ti ribalto un po' il discorso, la bravura di Inzaghi è quella di non avere mai avuto già nella Lazio tanti infortunati, quindi evidentemente questo è il valore aggiunto, è questo. E poi quello che dici tu, ma 10 punti, io non vedo l'Inter che ha perso 10 punti finora in campionato, non dico per colpa di Inzaghi, ma l'Inter di Inzaghi non ha perso 10 punti. Scusami, permettimi una cosa. A 20 minuti dalla fine del derby, per me il campionato era finito. Perché certo, in quel momento sicuro, l'inerzia del campionato la spostavi. E allora tu non sostituisci dei giocatori in un derby quando stai portando a casa, non stai vincendo 3-0, stai vincendo 1-0 un derby. E io mi porto a casa l'1-0 anche dando alla partita che c'è dopo, anche se c'è una partita, che ne so io, di Coppa Italia, non so che cosa c'era. Però io penso a portare a casa l'1-0, perché in quel momento sposti l'inerzia del campionato. Quindi lì una zampata al campionato la devi dare, sei a 4 sì, punti sopra, Milan, stai vincendo, sei Milan andato a 7, con il recupero proprio da Bologna sei a più 10. No, dai, c'aveva proprio ancora speranza botta in questo campionato? Sì. Per me no. Sì. Per me l'ha riaperto l'Inter il campionato, scusami, non è che l'ha riaperto il Milan che ha pareggiato a Salerno o che ha perso con lo Spezia. L'ha riaperto l'Inter, è vero, il campionato. Qualche sembra che è partito proprio tutto da lì. In quella partita ha fatto una vittoria che sono valsi 6 punti, Sì. Scusami, è vero. No, ma poi non solo il Milan, come dice Furio, ma proprio davi una mazzata anche a tutte le altre. E lo sappiamo bene che a livello psicologico poi è più dura recuperare, no? Poi c'è stato pure di mezzo la sconfitta in Coppa e credo... Ma sul valore della squadra, cioè, non si discute, secondo me è la superiore in questo momento che c'è in Serie A, non c'è proprio paragone rispetto alle altre del campionato. No, non lo so, col Napoli non lo so, il Napoli secondo me ha una rosa che... Oggi non lo so, perché Allegri ha in mano una grande squadra, Allegri purtroppo ha problemi atletici. Parliamoci anche di questo. Allegri ha problemi atletici, la squadra va a due all'ora. Se gioca contro una squadra che mette intensità nella gara, Allegri perde la partita perché la perde nell'intensità. Non ha intensità quella squadra, eppure i giocatori li ha e si spaccano tutti muscolarmente. Ma è quello che dicevi tu prima, cose, no? Perché comunque non vengono svolti gli allenamenti correttamente. Cioè, nel senso che l'aveva detto. Secondo me tu. Oggi l'Inter è più forte, è più mentalizzata, ma a livello di giocatori, secondo me, oggi, dopo il mercato di gennaio, Allegri ha una squadra che non vale molto meno rispetto all'Inter. Il problema è che, secondo me, l'allena male. Comunque le dichiarazioni di Kulusevski sono molto forti, perché un giocatore che ti arriva in Inghilterra e in un'intervista rilascia, appunto, dicendo che alla Juve non si allenava, questo ti fa... Adesso io non so se c'è una rivalsa nei confronti della ex squadra, ma se è effettivamente così, addirittura dire che non si allenava, cioè, da preoccuparsi. Scusa, io in 2 anni di Juve non ho mai visto una prestazione di Kulusevski come gli ho visto fare ieri sera, che qui era pomeriggio, in casa ieri pomeriggio a Manchester. Ragazzi, ha fatto una gara di contenimento, senza palla, accorciava, difendeva, attaccava,
Lascia stare che ha fatto gol e ha fatto un assist, ma ha fatto delle cose straordinarie. Pareggio della Lazio con Anderson su un calcio di punizione dalla destra, colpo di testa e palla in rete, non ha potuto nulla il portiere dell'Udinese, la Lazio ha pareggiato nel primo tiro in porta della partita. Riguardiamo la classifica. Non è più raffreddato. No, il calcio è veramente strano. L'Udinese ha avuto due occasioni per andare sul 2-0. Su un calcio di punizione si sono persi sicuramente Anderson. L'Udinese rischia, se non vince, di farsi risucchiare nella zona bassissima della classifica. Comunque, vabbè, domani c'è Cagliari che affronta il Napoli e non è una partita semplice. Assolutamente no. E poi dopo c'è anche un Bologna-Spezia che potrebbe, insomma. Poi vi voglio chiedere qualcosa della Salernitana, invece me lo facciamo subito dopo la pubblicità. Allora, prima stavamo parlando della Salernitana, che l'ho vista. Sì. Purtroppo. Ultima in classifica, però può sognare a questo punto, pareggiando con il Milan, con un grandissimo esordio, bisogna dirlo, di Nicola, può sognare la salvezza? Guarda, deve recuperare due partite, se non sbaglio, una contro il Venezia e una contro l'Udinese, quindi due avversarie direttissime che in questo momento virtualmente sarebbero fuori dalla zona, retrocessione, però evidentemente non sono assolutamente al sicuro. Di partite ne mancano ancora troppe per essere sicura di qualsiasi verdetto. Pensa che di 20 squadre nessuna è sicura né in senso positivo niente, né in senso di niente. Non c'è certezza in campionato, questo campionato veramente, magari non di grandissima qualità, ma molto molto incerto. Però è avvincente. Sì, è avvincente, sì, devo dire che dal Verona, Torino, Sassuolo, Empoli molto probabilmente l'obiettivo l'hanno raggiunto. Però attenzione, perché essendoci dei premi in denaro, calcola che la prima, se non sbaglio, l'Inter, quando vinse lo scudetto, prese dalla Lega 30 milioni di euro, che non sono assolutamente pochi. Dal primo al decimo posto ci sono dei premi in denaro abbastanza importanti. Poi c'è la qualificazione alle coppe, e parliamo ancora di sette altri, posti. Esatto. E comunque poi dipende molto anche da quelli che sono gli obiettivi. Ci sono addirittura, per esempio, la Sampdoria, che è senza praticamente una proprietà certa, considerati i problemi dell'ex presidente Ferrero. Insomma, ogni squadra, ogni società ha dei problemi abbastanza seri. Lo stesso Venezia sembrava fosse veramente la grande rivelazione di questo campionato, anche perché è arrivato all'ultimo momento in Serie A, ha fatto anche un mercato abbastanza così diverso rispetto agli altri. È un bel campionato. Tornando alla Salernitana, ha a disposizione virtualmente ancora 6 punti, quindi e virtualmente potrebbe essere a 20. Sì. E tutto è veramente possibile. Nicola ha capito lo spirito della situazione, cosa che secondo me non aveva fatto con l'Antuono, anche perché al di là del valore dell'allenatore, non capisco come la precedente proprietà potesse pensare che un tecnico che mancava dalla Serie A dal 2015 potesse inserirsi in maniera automatica in un campionato, in una situazione così difficile. Faccio solo riferimento al fatto che ci sono 5 cambi che sembrano una cosa, dice vabbè, che differenza fa? È una differenza totale, perché con 5 cambi rifai la squadra. Io invece, Furio, sono d'accordo con te per quanto riguarda l'equilibrio, però invece mi trovo d'accordo con Massimo nel dire che vado un pochino controcorrente di quello che hai detto. Secondo me il livello di questo campionato è molto basso. Ed molto è per basso. Questo che è così. Ma ce ne accorgiamo poi in Europa, quando andiamo a confrontarci con le altre squadre, pigliamo legnate da tutte le parti. Adesso ovviamente spero che non sia così martedì per quanto riguarda la Juve. Però se io vado a guardare anche il Villarreal, attenzione, perché comunque viene da una vittoria contro il Granada 4-1. Ha dei giocatori interessanti che la mettono sul piano della corsa e sul piano del fisico. Cioè, secondo me, una squadra come il Milan, che va in difficoltà contro la Salernitana, ti fa capire che ci sia equilibrio, ma è un equilibrio di basso livello.